Ciao a tutti, siamo del BookBlock e siamo nello stand della Romania e abbiamo l'opportunità di intervistare Fabio Geda e Dan Lungu. Allora, iniziamo con una domanda rivolta a tutti e due: che cos'è essere scrittore e soprattutto che cos'è la scrittura per voi? Ma allora, la scrittura per me è chiaramente una necessità. Io non potrei fare a meno di scrivere, sono ontologicamente uno scrittore e un autore. E scriverei anche se non mi pubblicasse nessuno. La scrittura è un modo per leggere la realtà, per impadronirmene, quindi per vivere più intensamente. Ecco, insomma, volendo fare, come dire, uno slogan anche semplice, direi scrivete, leggete e vivrete più intensamente. Grazie. E invece per lei la scrittura, che cos'è l'essere uno scrittore? No, n-n-n-n-n-n-n-am scris de fiecare dată din același motiv, din aceeași cauză. Non ho sempre scritto per lo stesso motivo, per la stessa causa. Io scrivo de când eram mic, adică de când am învățat efectiv să scriu. Io scrivo da quando ero piccolo, cioè da quando ho effettivamente imparato a scrivere. Între a juca fotbal și a scrie o poezioară sau o compunere, pentru mine nu era mare diferență, erau două lucruri plăcute. De a face două lucruri plăcute. Tra giocare a calcio e scrivere un tema o una poesia non c'era grande differenza per me. Per me erano entrambe cose piacevoli da fare. Atunci aș spune că de fapt e un mod pentru mine plăcut de a fi în lume. Perciò direi che per me scrivere non è altro che un modo piacevole per essere al mondo. Invece adesso una domanda divisa, la lei vorrei chiedere quanto ha influito la sua realtà storica, sul suo modo di scrivere? Felul dumneavoastră a scrie. În general, scriitorii zic că niciuna, dar eu aș zice că mult mai mare decât ne imaginăm. Di solito gli scrittori direbbero che non c'è stata alcuna influenza, mentre io sono del parere che abbia avuto molta più influenza di quel che vogliamo ammettere. Ok, invece a lei vorrei chiedere quanto ha influito il suo mestiere, quello dell'educatore, sul suo modo di scrivere? Beh, moltissimo. Spesso mi chiedono qual è il filo rosso che unisce il mestiere dell'educatore al mestiere dello scrittore. E io rispondo che è l'ascolto. In realtà il mestiere dell'educatore è fatto soprattutto di ore passate ad ascoltare i ragazzi con cui lavori, nel tentativo di prendere la loro storia, la loro memoria, ordinarla, pulirla e ripresentargliela. In qualche modo è quello che faccio anche come scrittore, cioè prendo la realtà e la memoria delle persone che mi circondano, tento di fare ordine in quella memoria e poi le restituisco ai lettori. Quindi mi sembra che il filo rosso sia evidente. Ok, adesso l'ultima domanda. Che cos'è per voi la nostalgia e quale valore Allora, per me la nostalgia è un pericolo in questo momento. Più di tutto è un pericolo perché c'è una specie di sapere nostalgico che pervade un po', come dire, il pensiero comune, cioè che in qualche modo si stava meglio quando si stava peggio, no? I pomodori di una volta erano tutti più buoni, no? Non mangio più il pane di una volta. Ecco, come dire, è qualcosa che fa vedere il presente, è un pensiero che fa vedere il presente e mostra il futuro sempre come peggiorativo. Io non credo che il futuro sia peggiorativo. Io penso che il futuro possa essere meglio del presente. Ok, e invece lei? Nu știu, cred că trebuie să disociem între nostalgiile particulare, individuale și cele colective. Penso che bisognerebbe fare una differenza tra la nostalgia personale di qualcuno e le nostalgie collettive. Cele personale, știu, fiecare și le gestionează cum poate și cred că uneori pot avea o valoare terapeutică pentru indivizi. Quelle personali ognuno se le gestisce come può e penso sinceramente che possano anche avere un valore terapeutico. Cele colective pot fi într-adevăr foarte periculoase pentru că pot justifica întoarcerea într-un timp revolut sau un timp urât. Quelle collettive invece sono d'accordo, possono essere molto pericolose perché potrebbero rischiare di trasformarsi in una giustificazione verso un passato brutto, un passato negativo. Dar în același timp trebuie înțelese pentru că eu, până la urmă, nostalgia e o manieră subiectivă
sentimentală, legată de sentiment în sensul ăsta, de a gestiona trecutul și de a proiecta viitorul și până la urmă este inevitabilă. Però allo stesso tempo penso che non possiamo farne a meno perché è un modo che abbiamo noi per gestire il passato e per gestire il futuro ed è inevitabile che noi facciamo questo processo. Importante se ne raportiamo corretta la ea și într-un mod lucid. La cosa importante è che il nostro rapporto con essa, con la nostalgia, sia un rapporto lucido. Ok, grazie mille. E qui dallo stand della Romania è tutto. Grazie.